Ognuno di noi è una particella divina e deve prima o poi diventarne consapevole. Questo è il risveglio. Quando in te avviene il risveglio, non lo apprendi dagli altri. Si tratta di un'esplosione interiore, di una folgorazione improvvisa, di una consapevolezza abbagliante, di un'esperienza indimenticabile. Noi potremmo leggere tutti i libri del mondo sul risveglio, ma se ci mancasse la realizzazione della coscienza spirituale, tutto il sapere servirebbe davvero a poco. C'è gente che da anni parla del risveglio, ma non si decide a cercare la luce dello spirito che le darà l'aiuto indispensabile per la realizzazione divina. Dobbiamo rivolgerci allo Spirito. In Lui troveremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno perché Egli è tutto amore, tutta onnipotenza, tutta infinita sapienza. Il risveglio interiore è simboleggiato in Oriente dal fiore di loto che sboccia aprendo i suoi petali al sole. Immagine azzeccata. Nell'attimo in cui ti risvegli, viene a te una pace indescrivibile che non ti abbandonerà più. Inoltre, terminerà in quel momento il periodo della fede cieca, dando così inizio alla vera conoscenza. Chi si risveglia comincia a percorrere un nuovo sentiero da solo. Ben presto si rende conto di aver varcato la frontiera di una terra sconosciuta. Non ci sono né cartelli né altri punti di riferimento. L'uomo risvegliato realizza allora la grande distanza frapposta fra sé e i suoi amici rimasti al di là del confine. Li chiama a gran voce affinché lo seguano. Ma essi lodano poco, appena appena, e pare anzi che, preoccupandosi per lui, agitino le braccia per farlo tornare indietro. Hanno paura di seguirlo e temono che vada in perdizione, ma egli sembra animato da nuovo coraggio e da un tenace impulso che lo sospingono ad avanzare con sempre maggiore determinazione. Un'ineffabile beatitudine lo pervade e lo sprona a continuare. Queste parole sul risveglio probabilmente suoneranno incomprensibili per tutti coloro che non ne hanno mai avuto l'esperienza. Parlare del risveglio non è per nulla facile. Lo sperimenti, ma descriverlo è in pratica quasi impossibile. La massa dell'umanità non ha avuto queste esperienze e non esistono pertanto parole adatte ed espressioni adatte per tutti. Spiegare cos'è il risveglio è come tentare di spiegare cos'è la luce a un non vedente, che cos'è il freddo a chi vive in un paese dove fa sempre caldo. Ora, dato che mi direte che vi ho spiegato niente sul risveglio, vi prometto di tornare presto a parlarne. Daniele Barbarotto.